la raccolta differenziata l'intervista video al vice sindaco Francesco Canalella. Vice sindaco Canarella, lavoro non le manca in questi giorni. Può aggiungere altro sulla raccolta differenziata? Sì, allora faccio una brevissima fotografia dello stato attuale. Lo stato attuale è che il servizio è attivo su tutte le utenze previste per la raccolta porta a porta, che sono un po' in più rispetto al precedente perimetro di raccolta perché abbiamo fatto uno sforzo maggiore per cercare di servire quante più utenze possibili. Naturalmente non possiamo andare molto oltre il vecchio perimetro di raccolta, però abbiamo ad esempio inserito nella raccolta porta a porta le palazzine della zona Campo, della via Vincenzo Florio, la via Castelluzzo, visto che la facevamo fino a un certo punto, abbiamo deciso di farla tutta o quantomeno fino alla fine della salita. Quindi diciamo che abbiamo aggiunto le utenze di Conrada Bumarro, abbiamo aggiunto qualche altra utenza. Per cui diciamo che abbiamo aumentato le utenze servite dal servizio di porta a porta e questo naturalmente comporta un onere in più per le squadre a servizio, ma a poco stiamo ottimizzando. Ancora non siamo sicuramente nella fase di regime. Stiamo sperimentando tempi e metodi, come ho detto in qualche precedente avviso, perché in parte gli operatori molti sono di fuori e quindi non conoscono bene le zone. In parte ancora i cittadini, non tutti hanno provveduto. Fino ad oggi abbiamo consegnato diversi kit, quindi ci sono ancora dei cittadini che non hanno provveduto a ritirare i kit, per cui di giorno in giorno le utenze che espongono i rifiuti vanno crescendo. Quindi è un servizio ancora in fase di sperimentazione, però sta dando grossi, grossi risultati. Consideri che ieri che facevamo umido abbiamo intercettato circa 4.500 kg di umido. La volta scorsa abbiamo fatto plastica e se non ricordo male siamo intorno alle 4-5 tonnellate, in questo momento non ricordo bene, quindi tutto materiale che non va a finire nelle discariche, vedere quella foto che ho postato volutamente del camion strapieno di plastica che invece di andare in discarica va a un impianto di trattamento, viene rilavorata, ritorna nel ciclo di produzione è un grosso, grosso plauso che va fatto a tutta la comunità per la sensibilità che stanno avendo e per la risposta che sta dando la città di Mussomeli, che ha lasciato sbalorditi anche i responsabili della struttura. Poco fa abbiamo fatto una riunione operativa per migliorare il servizio. Una di queste attività è proprio quella di dotare l'auditorium di tre casse combattanti in modo tale da ridurre i trasferimenti verso gli impianti e avere una possibilità di stoccaggio maggiore, visto che abbiamo numeri di 4-5 tonnellate per frazione tra carta e cartone e plastica, per cui è necessario dotare l'auditorium anche di queste attrezzature. Dicevo, ha lasciato sorpresi anche i responsabili dell'SRR Servizi Impianti che non si aspettavano una risposta così forte da parte dei cittadini di Mussomeli. Io avevo la sensazione che i cittadini erano desiderosi di avviare il porta a porta, erano desiderosi di fare la raccolta differenziata, purtroppo siamo riusciti a partire solo adesso e comunque vedo una grande risposta. Certo, ancora qualcuno deve adeguarsi, deve abituarsi, ma esperienza mia personale, esperienza di tanti altri, è che se riusciamo a fare bene la differenziata a casa, in realtà abbiamo più ordine nelle nostre cucine perché non abbiamo più dei sacchi stracolmi di rifiuti, visto che
separandoli. Abbiamo sì più contenitori, però la spazzatura che dà fastidio, che è l'umido, quella che fa puzza, in realtà è veramente poca. Quindi conferendola, come abbiamo deciso noi, 3 volte a settimana, si riesce a gestire bene. Volevo inviare un messaggio a tutti i cittadini in merito alle dotazioni che stiamo dando. Noi abbiamo dato una dotazione di sacchetti per l'umido e di sacchetti per la plastica. La dotazione che è stata data è una dotazione minima, una dotazione per un mese. Infatti prevede, nel kit che abbiamo consegnato ci sono 12 sacchetti per l'umido, 12 perché sono 3 a settimana per 4 settimane, quindi 12 sacchetti, e 4 sacchetti per la plastica, 1 a settimana. Integreremo la fornitura di questi di sacchetti dal 18 di gennaio, perché il servizio l'abbiamo avviato il 18 di dicembre, quindi al 18 di gennaio integreremo la fornitura dei sacchetti. Stiamo lavorando, in questo momento sto lavorando con i tecnici e con le aziende per vedere se riusciamo a dotare il comune di Mussomeli di distributore di sacchetti. Comunque troveremo il modo da qui a una settimana di fare questa fornitura. La prossima fornitura che faremo non sarà una fornitura di un mese, sarà una fornitura per più giorni. In merito al fatto che alcuni lamentano che i sacchetti per l'umido sono pochi, io dico a tutti i cittadini, potete utilizzare anche i sacchetti per il pane, anche i sacchetti di carta e cartone che vengono dati con la frutta, il famoso cuoppo se parliamo in siciliano, perché comunque sono prodotti assolutamente compostabili qualora li aveste finiti, o comunque so che a Mussomeli diversi si sono organizzati e già danno la possibilità di acquistare i sacchetti, che devono avere un'unica particolarità, devono essere compostabili. Scusi, quindi il sacchetto deve esserci scritto esplicitamente che è un sacchetto adatto per il compostaggio. I sacchetti per la plastica già ci sono nei supermercati da diverso tempo, se dovete acquistarli io vi esorto, per un rispetto verso l'ambiente, di acquistare quelli biodegradabili. Ma quelli biodegradabili per la plastica, per l'umido è necessario che siano utilizzati quelli compostabili, altrimenti corriamo il rischio che ci vengano rifiutati i trasferimenti agli impianti di compostaggio, perché nei rifiuti ci sono dei sacchetti non compostabili. Quindi questa è l'unica esortazione. A breve ottimizzeremo il servizio, aspettiamo mezzi nuovi, aspettiamo i bidoni nuovi che abbiamo mandato a ritirare per quelle utenze non domestiche che attualmente hanno solo il bidone del cartone e il bidone della plastica, alcune manca il bidone dell'organico e dell'indifferenziato, che a breve arriveranno, perché le fabbriche aprono dopo l'Epifania e faranno la consegna dopo l'Epifania. Da parte nostra c'è il massimo sforzo e il massimo impegno per riuscire, ripeto, a dare un esempio concreto, reale, su come fare la differenziata aiuta prima di tutto i cittadini. E io sono convinto che se riusciamo a lavorare bene con il contributo di tutti, riusciremo anche a contenere i costi, e quindi questo avrà un suo beneficio nella tariffazione. Un'ultima notizia che le do in anteprima, direttore, che ancora non ho avuto modo di pubblicare, perché stiamo facendo tutte le verifiche, le analisi dei dati. Con l'isola ecologica lo scorso anno abbiamo totalizzato circa 130.000 kg di differenziato, cioè 130 tonnellate. Nel 2016 invece avevamo totalizzato circa 40-42 tonnellate, quindi sostanzialmente abbiamo più che triplicato la frazione differenziata intercettata dall'auditorium. Cioè i cittadini che hanno conferito presso l'isola ecologica sono aumentati in numero e sono aumentate in quantità le frazioni differenziate. Questo sicuramente anche per il contributo che come amministrazione daremo e abbiamo già dato,
ma anche perché effettivamente adesso l'isola ecologica è assolutamente funzionale e quindi i cittadini fanno l'utile e il dilettevole, differenziano e perché no, trovano anche uno strumento valido per risparmiare qualcosa dalla tariffa dei rifiuti.